Nel senso, ah. Lei è pronto? Sì. Aspetta il volume. Ricordo, stiamo parlando della storia sociale della Chiesa di Monsignor Umberto Benigni, in particolare del periodo fino a Costantino, che è oggetto del primo volume. E abbiamo osservato come la linea interpretativa che l'autore segua sia quella della lotta fra i due partiti politici tradizionali, quello che chiama quiritario, ossia espressione dell'oligarchia senatoria, e quello che chiama democratico imperialista, quello cioè che tendeva alla monarchia come garanzia di uguaglianza fra i cittadini. Eravamo arrivati a Commodo, l'ultimo imperatore della dinastia degli Antonini, e avevamo osservato come spesso gli imperatori dipinti nella maniera più negativa dagli storiografi del tempo, Tacito, Svetonio, Dione Cassio, siano quelli che più sono stati benevoli verso il cristianesimo, proprio per la loro concezione politica antiquiritaria. Rimaneva da spiegare brevemente la questione del fiscus iudaicus, ossia i cristiani furono esentati in un primo tempo dalle tasse in quanto associati agli ebrei, che appunto non erano esentati in quanto si riconosceva il loro diritto ad adorare un solo Dio e a non venerare gli dei ufficiali, gli dei pagani. Quando però la Chiesa sempre più precisò il suo distacco dalla sinagoga, ecco che allora questo motivo non valeva più e ai cristiani fu imposto di pagare la tassa, e quando si rifiutarono questo diventava un motivo per la persecuzione. Dunque Commodo fu eliminato da una congiura di palazzo, siamo nell'anno 192. Sotto il suo regno è significativo l'episodio di Apollonio, che fu accusato appunto di cristianesimo, e per tentare di salvarlo Perenne, ministro di Commodo, stranamente lo rimandò al Senato, pensando che, essendo Apollonio senatore, il Senato cui apparteneva, per salvare uno dei suoi, avrebbe salvato anche il cristiano. Così non avvenne, e Apollonio fu condannato a morte e ucciso. Dopo la morte di Commodo, fu nominato imperatore Elvio Pertinace, che era il prefetto di Roma, il quale non si aspettava la nomina. Addirittura quando gli inviati del pretorio, che aveva voluto la morte di Commodo, si recarono da lui, al vederli credette che gli portassero l'annuncio della morte, invece gli portavano la proposta dell'impero. Ma Pertinace fu una figura effimera che dimostrò subito la sua simpatia per il Senato, e in questo modo si inimicò l'esercito e i pretoriani, i quali lo tolsero ben presto di mezzo. L'assassinio di Pertinace, tuttavia, dispiacque assai al popolo, che odiava i pretoriani, vili e prepotenti, soldati di parata e veri sicari. Al posto di Pertinace, ecco, qui siamo in un momento grottesco della storia dell'impero, perché la carica imperiale venne addirittura messa all'asta, cioè fu offerta, fu promessa al miglior offerente.
si presentarono due candidati, Salvidiano e Didio Giuliano, e il titolo imperiale fu assegnato a Didio Giuliano semplicemente perché aveva offerto più del rivale. Il popolo, ovviamente, nessuna autorevolezza ci poteva essere una figura che era arrivata al potere in questo modo. Il popolo insultò per le vie il fantoccio dei pretoriani, però ecco, anche qui il Senato accorse, come sempre accadeva, a prostrarsi davanti all'imperatore, chiunque egli fosse e in qualunque modo fosse arrivato al soglio imperiale. Ricordiamoci questo perché sarà il principale argomento polemico di grande efficacia di Tertulliano contro il Senato e contro i romani pagani in genere. Didio Giuliano, dunque, è arrivato in questa maniera al potere, ovviamente non ebbe lunga vita, contro di lui si levarono altri pretendenti, ne facciamo i nomi perché una qualche importanza poi nella polemica di Tertulliano avranno: Pescennio Nigro, generale delle truppe di Siria, Claudio Albino, di quelle di Bretagna, e Settimio Severo, comandante delle legioni di stanza sul Danubio. Il popolo di Roma stava per il primo, uomo plebeo poco civilizzato, il Senato propendeva per il secondo, imparentato con una nobile famiglia, ma è anche letterato, dilettante ed epicureo, ma l'avvenire stava per il terzo, Settimio Severo, uomo energico quanto astuto. Tutti questi personaggi minori spariscono e siamo nell'anno 193, sale al trono questo Settimio Severo, generale, nativo della città di Leptis Magna in Africa, e Monsignor Benigni scrive: dopo i re Travicelli succeduti a Commodo, i ranocchi del Senato, con riferimento alla fiaba di Fedro, di Esopo e di Fedro, i ranocchi del Senato e del Castro Pretorio trovarono il serpente che meritavano. Infatti Settimio Severo inaugura un nuovo tipo di imperatore, quello che doveva trionfare definitivamente, ossia il sovrano assoluto, che non è né espressione del Senato né dei pretoriani, ma è semplicemente militarista e padrone. Rialza l'esercito e si appoggia ai giureconsulti, questo è un aspetto importante su cui Monsignor Benigni si sofferma, per rialzare la propria autorità imperiale contro le fronde ormai insopportabili del Senato e del Pretorio. Settimio Severo fu l'uomo che la situazione richiedeva. Soldato, quindi, abituato alla vita dura del campo, ma proprio per questo duro e flessibile con sé e con gli altri, ma anche autorevole, insomma dotato delle virtù più congeniali a chi deve comandare. Quest'uomo preparava a Roma la ferrea morsa, di cui un dente sarebbe stato fabbricato dai soldati e l'altro dai giuristi. Ecco, qui c'è il tema dei giuristi. Tornato a Roma padrone assoluto, si mise ad attuare il suo programma, il Senato venne ancora più umiliato. E l'imperatore pensò a consolidare il suo potere così appoggiandosi sull'elemento militare e riducendo il peso che ormai avevano assunto i pretoriani, che, dice Monsignor Benigni, erano diventati quello che poi rischiavano di diventare, quello che poi divennero i giannizzeri a Istanbul, gli strelizi in Russia, i mamalucchi in Egitto, cioè padroni del padrone.
e invece di sterminarli come fecero i loro sovrani, rispettivamente Mahmud II, Pietro il Grande e Mehmet Ali, Severo li sciolse con la proibizione di avvicinarsi a Roma e ricostituì la guardia pretoriana in un altro modo, ossia anziché formarla con persone scelte in Italia, Spagna, Macedonia e Norico, cioè le province più civilizzate, li trasse dalle province più barbare, quelle celtiche, germaniche e sarmate, in modo che con queste facce torve, con questo piglio barbarico, facessero paura ai senatori, i quali si sentissero così in soggezione nei loro confronti e quindi nei confronti dell'imperatore. In tal modo, Severo si sostenne con le sue colpe e con i suoi meriti, sterminando i nemici senza pietà, ma Marcello Benigni non deplora questo, perché questo era necessario per consolidare il potere. E in questa maniera Settimio Severo, cui a Roma è dedicato un arco trionfale, tenne alto il prestigio dell'impero, governandolo con sagacia. Ecco, si appoggia, abbiamo detto, ai giuristi. Giuristi di primo ordine come Papiniano, come Ulpiano, come Paolo. Costoro gettarono le basi del jus imperiale, propriamente detto, tendente a fare del Cesare un investito del popolo a cui il popolo stesso aveva conferito il potere. Ora, questa fu la base del diritto imperiale romano nel corso dei secoli. Se ne servirono, dice Mosiero Benigni, attraverso i loro legulei, che furono i loro pretoriani del pensiero, contro i papi e contro il popolo, nella lotta delle investiture. Gli imperatori tedeschi, pensiamo a Enrico IV, imperatori della casa di Sassonia, poi di Franconia, se ne servirono di questo diritto imperiale romano, laico, contro i papi, poi contro i liberi comuni. Ricordiamo che quando il Barbarossa venne in Italia a lottare contro i comuni, si faceva forte delle sentenze dei giureconsulti dell'Università di Bologna. Se ne servì Ludovico il Bavaro, siamo quasi alla fine del Medioevo, ma anche dopo, fino ai nostri giorni, questo diritto imperiale romano ispirò la giurisprudenza regalista e la tirannide, che sempre si appella a Ulpiano e a Papiniano, e che intende applicare alla Chiesa le vetuste armi, appunto del giurisdizionalismo, fabbricate contro il Senato al principio del III secolo. Così l'opera giuridica imperialistica di Settimio Severo diventa bizantina, la Costantinopoli, ghibellina con l'impero teutonico, regalista nell'Europa moderna, fino ad arrivare ai ministri illuministi come Choiseul, ministro di Luigi XV, Pombal, il famoso ministro portoghese, autore delle riforme del despotismo illuminato, e Bernardo Tanucci, il toscano che fu a servizio dei Borbone di Napoli, anche lui autore di una legislazione regalistica, che vuol dire anti-ecclesiastica, la rivendicazione della superiorità dello Stato sulla Chiesa, fino ad arrivare al culmine con l'imperatore Giuseppe II, il quale, come sappiamo, voleva decidere addirittura il numero delle candele durante le funzioni in chiesa. Ma per quell'epoca, per l'epoca di Settimio Severo, diciamo, l'appello e il riferimento al diritto romano servì gli interessi dell'impero romano, preparandolo a una definitiva sistemazione.
A noi interessa soprattutto ovviamente l'atteggiamento verso i cristiani. Ebbene, verso i cristiani il Cesare africano fu favorevolissimo, come attesta lo stesso Tertulliano, e l'atteggiamento di favore verso i cristiani continuò sotto il figlio successore di Settimio Severo, cioè Caracalla, Antonino, detto Caracalla. Settimio Severo addirittura ricercò e tenne a palazzo un medico cristiano che l'aveva già guarito da una malattia, insomma dimostrò di fidarsi dei cristiani e di aver capito che erano più affidabili di molti altri, di quelli che si trovavano intorno a lui, e apertamente si rifiutò di perseguitare i cristiani anche quando il popolo fanatico chiedeva il loro macello. Ecco, parlando del contegno dei cristiani verso gli imperatori, scrive Monsignor Benigni, vedremo come questi, compresi i nobili, fossero rimasti fedeli a Severo attraverso le sue lotte con i pretendenti Pescennio Nigro e Claudio Albino. Tertulliano, africano come Settimio Severo, potrà dire: mentre tanti romani pagani parteggiavano per Nigro o per Albino e poi quando Severo vinse si prostrarono davanti a lui, ipocritamente, i cristiani sono sempre stati dalla parte di Severo, quindi non hanno dovuto usare nessuna ipocrisia. Siamo più affidabili noi come sudditi che non i romani, che non i senatori, che si limitano a prostrarsi davanti al vincitore di turno anche poco dopo aver cantato le lodi del suo avversario. Questo contegno verso i cristiani entrava pienamente nel programma di chi, per far dispetto al Senato, dopo le velleità albiniane di questo, dichiarò divo il suo antecessore Commodo. Eppure anche Settimio Severo, nell'ultima parte del suo regno, diventò avverso ai cristiani e li perseguitò. La cosa si può spiegare così, si può spiegare col fatto che nell'ambito della politica degli imperatori favorevole ai culti orientali, Severo si era recato in Egitto per venerare Serapide e aveva pubblicato un editto in cui proibiva il proselitismo ebraico e cristiano. E probabilmente quindi nel suo fervore per il dio egizio credette che il proselitismo ebraico e cristiano, a quell'epoca ancora non ben distinti tra loro, fosse un ostacolo per il culto di Serapide. Quindi, come già abbiamo osservato, si tratta di episodi, diciamo, momentanei, che intaccano solo in minima parte l'atteggiamento generale dell'imperatore favorevole al cristianesimo. Questo atteggiamento favorevole continuò con Caracalla, Antonino propriamente, detto così dalla veste militare con cappuccio alla moda germanica che egli indossava, il quale è passato alla storia, oltre che per le terme romane che portano il suo nome e per una canzoncina dell'immediato dopoguerra, qui si dice che nelle terme di Caracalla i romani giocavano a palla, soprattutto per la cosiddetta Constitutio Antoniniana, il provvedimento dell'anno 212, con il quale concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. Nei manuali di storia, la portata di questo provvedimento, che i più scatenati immigrazionisti di oggi vedono come un'anticipazione dell'attuale Ius Soli, la portata di questo provvedimento viene limitata dalla considerazione suggerita peraltro da Dione Cassio, che come sappiamo era filo quiritario, cioè antiimperialista, che la motivazione fu fiscale, cioè economica, cioè siccome solo i cittadini romani pagavano le tasse, aumentando il numero si aumentava il gettito fiscale, ma Monsignor Benigni precisa che questa non era l'unica motivazione, giacché quel decreto di Caracalla chiaramente concorda con tutto il programma del suo governo.
Del resto Dione, suo grande nemico, confessa ripetutamente che il figlio di Settimio aveva acume e qualche buona idea. Ecco, Caracalla aveva avuto una nutrice cristiana e fu benevolo con i cristiani che da lui non ebbero alcuna molestia. Quindi Commodo e Caracalla, dipinti come mostri, furono tra gli imperatori più benevoli verso i cristiani. E anzi, addirittura, si può notare che con loro due l'impero fece i due passi definitivi, l'uguaglianza civile e militare e la libertà religiosa. Due cose tenacemente combattute dai quiritari, compresi i migliori. E per questo l'imperialismo vinse. Mi sembra interessante questa considerazione con cui si conclude la parte relativa a Caracalla. Per questo l'imperialismo vinse. Nonostante i peggiori Cesari, quali i due nominati, e il quiritarismo perdette, nonostante avesse uomini di grande qualità, anche figure quasi eroiche come Traso Apeto, che sotto Nerone si rifiutò di partecipare alla seduta del Senato, oppure l'imperatore Marco Aurelio, perché un partito vince o perde non tanto per la bontà o iniquità dei suoi individui, quanto per il suo programma adattato o no alle inevitabili esigenze dei tempi. Considerazione di grande acume, direi che viene da una mente storica molto profonda. Ecco, a questo punto si apre un periodo confuso in cui si succedono rapidamente vari imperatori più o meno effimeri come Macrino e poi si arriva pochi anni dopo, sempre nell'ambito della dinastia dei Severi, a questa singolare figura di Elagabalo o Eliogabalo. Le donne imperiali della corte di Severo, dice Monsignor Benigni, rammentano per il talento e la straordinaria ambizione le due Agrippine. Giulia Domna, vedova di Settimio Severo, lasciò suo figlio Caracalla sbizzarrirsi e intanto con i superstiti giureconsulti e politici del marito cercò di continuarne l'energica e veduta politica. Quando Caracalla fu ucciso e Macrino impose alle donne di Severo di ritirarsi, Giulia Domna si uccide, ma emerse un'altra Giulia, Giulia Meta, più abile e non meno tenace, la quale si ritirò in Siria aspettando tempi migliori. Nella città di Edessa, sua figlia Soemia, sacerdotessa del sole come la madre, ebbe un figlio, Avito Antonino, che fu fatto anch'esso sacerdote mitriaco. Quando Macrino eccitò il malcontento delle truppe e si trovò in Siria, la vecchia sacerdotessa giudicò essere venuto il tempo di agire e, strappato il nipote dalle sacre bende di Mitra, lo lanciò fra le legioni come un figlio naturale che Caracalla avesse avuto dalla sua cugina Soemia. E tanto era il prestigio della famiglia dei Severi e la simpatia per Caracalla nell'esercito che questo giovinetto, questo ragazzo orientale, fu issato sul trono di Roma e fu padrone dell'impero. Eliogabalo, o Elagabalo, come fu chiamato il nuovo Cesare dal suo nome solare, tentò di imporre a Roma il culto della divinità solare di Edessa, di cui egli era adepto. Il primo imperatore semitico che cercò appunto di introdurre a Roma, di imporre a Roma un culto totalmente strano alla tradizione romana, come se fosse un re persiano, compresi gli abiti, il serraglio, il ministero di eunuchi, il culto barbarico. Un sultano da harem viene definito, che venne in odio e disprezzo dell'esercito e del popolo, quindi durò poco, ma è significativo che questo sovrano, che cercò di imporre il culto di Mitra, no? Introducendo a Roma la pietra nera di Emes, la dea Astarte di Cartagine, tutti i miti e i riti sozzi e sanguinosi dell'Oriente
barbarico, diciamo, questo sovrano non possa essere visto semplicemente come un personaggio negativo in un'ottica cristiana, in quanto voleva un sincretismo di culti orientali, coalizione di numi semitici per vincere il culto tradizionale, salvo poi imporre anche agli amici Mitra come Dio supremo. Ma così, in questa maniera, egli fu benevolo per la religione cristiana, guardando Cristo quasi un alleato di Mitra, anche se poi Monsignor Benigni è costretto a dire, dopo aver spiegato che addirittura in questi suoi sogni sincretistici Elio Gabalo pensava di trasferire nel suo Tempio del Sole tutti insieme il sacerdozio giudaico, quello samaritano, quello cristiano, nel suo Tempio costruito sul Palatino, dice, per sua fortuna fu eliminato presto, perché dietro questo sincretismo, che occasionalmente non era ostile al cristianesimo, c'era un profondo equivoco che se Elio Gabalo fosse vissuto più a lungo si sarebbe probabilmente dissipato nel sangue dei cristiani che sarebbero stati perseguitati nel momento in cui si fossero rifiutati di praticare il culto di Mitra.